Buongiorno a tutti, benvenuti. Come di consueto aspettiamo qualche istante prima di cominciare il webinar e nel frattempo vi chiedo solamente una conferma che l'audio sia buono e che riusciate a vedere correttamente il video. Attendiamo qualche istante prima di cominciare il webinar di oggi. Vi ricordo che il webinar sarà come di consueto registrato e lo potrete poi trovare sul nostro canale YouTube a partire dalle prossime ore. Vedo che, perfetto, grazie mille per la conferma sull'audio e sul video. Ok, attendiamo ancora qualche secondo e poi direi che possiamo cominciare. Ok, allora il nostro orologio ci dice che sono le 11:32, direi che possiamo cominciare. Cominciamo il webinar di oggi. Webinar di oggi, webinar particolare, in quanto vedremo quelle che sono le novità della prossima release di WebSight X5, ovvero la versione 2023.3. Come avrete già potuto leggere dalla nostra newsletter Ritorno al Futuro, cui omaggiamo con il nostro countdown di oggi, siamo in procinto di lasciare una nuova versione del software con diverse novità, specialmente per quello che riguarda il versante e-commerce, commercio elettronico. Direi di passare direttamente al software per non perdere altro tempo e di vedere le novità di questa versione che appunto vi faccio vedere oggi in anteprima su una versione beta, quindi tutto potrebbe accadere, ma siamo fiduciosi che andrà sicuramente tutto più che bene. Partiamo subito con le novità. Innanzitutto, quello che vi dico, ciò che vedremo oggi è stato tutto quanto applicato su uno dei template gratuiti inclusi nel software. Quindi sostanzialmente è stato semplicemente preso questo template, gli abbiamo fatto alcuni piccoli upgrade sfruttando le nuove funzionalità. Bene, partiamo con le novità, dicevamo e-commerce. Prima novità che è stata inserita nella nuova versione, andiamo in impostazioni per vedere un attimino quello che abbiamo, è la possibilità di far che cosa? Finalmente sarà possibile nascondere il pulsante acquista dall'interfaccia. Allora, un attimo solo che adassiamo un attimo la musica di sottofondo presente. Ok. Abbassata se non eliminata. Benissimo. Dicevamo, la prima grande novità è eliminazione del pulsante acquista dall'interfaccia grafica. Molti di voi ci hanno chiesto questa funzionalità perché molto spesso il motore e-commerce di WebSight X5 viene utilizzato per realizzare dei cataloghi online, dei cataloghi interattivi, quindi possibilità di visualizzare elenchi prodotto con funzionalità di ricerca, eventualmente con la visualizzazione del prezzo, senza dare però la possibilità agli utenti di effettuare direttamente l'acquisto online per ragioni, molteplici ragioni. Dove era presente il pulsante acquista? Il pulsante acquista è presente in quelle che sono le pagine speciali di WebSight X5, quindi
per esempio pagina ricerca, alla voce pulsante abbiamo la possibilità di andare a nascondere il pulsante acquista. Eliminiamo anche questa cosa. Quindi rapida anteprima, e vedete che adesso abbiamo la possibilità di visualizzare le informazioni dei prodotti inibendone l'inserimento nel carrello. Chiaramente questa opzione agisce a livello di configurazione globale dell'e-commerce e non è specifica per ogni singolo prodotto. Per inibire l'acquisto del singolo prodotto, sapete che potete utilizzare per esempio il discorso delle quote, quindi la non disponibilità dei prodotti a catalogo e a listino. La voce per eliminare la visibilità del pulsante, come dicevo, la trovate presente in tutte quelle che sono le pagine speciali di Website X5. Quindi abbiamo la pagina di ricerca, abbiamo la pagina prodotto e abbiamo questa nuova pagina che ci fa arrivare prepotentemente nella nuova funzionalità dell'e-commerce, ovvero abbiamo implementato la wishlist, altra funzionalità che ci è stata richiesta a gran voce da moltissimi di voi. Wishlist dei prodotti, quindi come funziona la wishlist? Nel momento in cui, e qui di nuovo solita filosofia di utilizzo, nel momento in cui andate ad abilitare il pulsante wishlist almeno in un contesto all'interno del software, quindi partiamo da una situazione completamente pulita, quindi andiamo nella pagina prodotti, nascondiamo questo pulsante, ok? Situazione pulita classica, abbiamo le tre pagine di sistema, quindi carrello checkout, pagina di ricerca e la scheda prodotto. Andiamo nella pagina di ricerca, in impostazioni, laddove troviamo la gestione degli elementi visibili, adesso abbiamo anche la voce wishlist. Abilitiamo il pulsante wishlist, riabilitiamo anche il pulsante per l'acquisto. Possiamo scegliere il colore dell'icona, al momento non è ancora possibile selezionare un'icona differente, ma l'icona è sempre quella a forma di cuore sostanzialmente. Avete la possibilità chiaramente col selettore colore di andare a scegliere il colore da utilizzare, campitura piena, elemento nella wishlist, campitura trasparente, elemento non nella wishlist, e dire al software se vogliamo aprire in automatico la pagina wishlist ogni qualvolta l'utente inserisce in esso un prodotto oppure no, esattamente come funziona con il pulsante acquista e diciamo la pop-up di notifica che non ci fa finire direttamente, ecco, alla visualizzazione carrello. Nel momento in cui noi abilitiamo il pulsante wishlist almeno in un contesto, stavamo dicendo, compare la pagina wishlist, ok? Doppio clic su di essa, solita schermata, possiamo andare a configurare l'aspetto di questa pagina. Vediamo un attimino in pratica come funziona il sistema. Utilizziamo il nostro template. Abbiamo la finestra store che chiaramente rimanda alla pagina di ricerca dei prodotti dove non abbiamo ancora inserito il pulsante wishlist, ok? Entriamo nella scheda prodotto, anche qua non l'ho ancora inserito. Scusate. Ok. Clicchiamo sul pulsante e il prodotto è automaticamente aggiunto in wishlist. Andiamo ad abilitarlo anche nella pagina di ricerca prodotti, così lo vediamo dappertutto ed è più comodo. Ok, quindi qui ce l'abbiamo. Abbiamo il pulsante, perfetto. Ok. Torniamo a noi. Andiamo ad aggiungere degli altri prodotti alla wishlist. Clicchiamo sulla voce di menu wishlist che abbiamo inserito ed ecco che abbiamo i nostri prodotti in wishlist.
prodotti che possono chiaramente essere rimossi dalla lista oppure inseriti direttamente a carrello. Ok? Benissimo. Andiamo avanti. Altra novità della nuova versione è la possibilità di andare a formattare in maniera più dettagliata, più specifica, la scheda prodotto. Che cosa significa? Allora, vi ricordate che nelle commerce di WebSetX 5 andiamo a definire alcune proprietà dei prodotti, ok, nome, immagine, prezzo e quant'altro, e poi in dettagli abbiamo la possibilità di andare a inserire del testo che viene visualizzato nella scheda prodotto. Allora, fino alla versione precedente, la scheda prodotto era generata in automatico dal software e preformattata, quindi sostanzialmente non c'erano molte possibilità di personalizzazione dell'aspetto della schermata, se non agendo con del codice personalizzato. Questa volta è possibile andare a cambiare l'aspetto di tutte quelle che sono gli elementi testuali presenti all'interno della scheda prodotto. Quindi dal tab elementi ritroviamo lo stesso elenco che abbiamo negli altri contesti e possiamo andare a specificare delle diverse dimensioni, quindi carattere, colore del carattere, stile e visibilità per quello che riguarda il nome, la descrizione del prodotto, ovvero la descrizione che si trova, diciamo, nella parte alta della schermata, non nelle schede in basso, la possibilità di visualizzare in tutto o in parte i dettagli del prodotto e anche in questo caso di nuovo la possibilità di impostare il font, anche in questo caso rimuovere ovviamente la possibilità di inserimento del prodotto a carrello nascondendo il pulsante acquista, e stessa cosa per quello che riguarda il pulsante wishlist. Vi faccio vedere un'esportazione online del sito, così abbiamo tutte queste funzionalità attive. Ok, vedete che qui appunto in navigazione, dicevamo, entriamo in una scheda prodotto e in questo caso vedete che è stata formattata andando a cambiare font, dimensioni e colori per questi elementi. Ok, in questo caso abbiamo per esempio la disponibilità, ma non altre informazioni, quali per esempio cosa è stato eliminato, per esempio. Ok, varianti di prodotto, categorie, campi, quantità, possono essere inseriti o messi, indicazione dell'IVA e quant'altro. Torniamo per esempio sullo store, vediamo un prodotto diverso, potrebbe essere questo. Ok, anche in questo caso abbiamo personalizzazione e così via. In questo caso, per esempio, vedete, non abbiamo il prodotto, la disponibilità prodotto. Quindi, schede prodotte che possono essere, diciamo, vestite graficamente in maniera più dettagliata. Giancarlo parla di Addis. Sì, effettivamente Addis al momento è ancora presente all'interno dell'interfaccia. Addis è un servizio che era integrato all'interno di WebSetX 5, che purtroppo è stato dismesso dal produttore stesso, ok? Quindi proprio, cioè, non esiste proprio più. Al momento è ancora presente l'indicazione della voce di menu che verrà rimossa nelle, non so se in questa release o nelle prossime release. Non so ancora, qui anticipo la domanda, se o con quale servizio verrà eventualmente rimpiazzata questa funzionalità. Quindi se rimpiazzato con qualche cosa di integrato all'interno del software oppure se attivabile attraverso oggetto opzionale, questo al momento non lo so. Però appunto è ancora presente la voce e verrà dismessa e verrà rimossa prossimamente.
Dicevamo, tornando a noi, abbiamo visto queste prime tre grosse novità, quindi rimozione del possente acquista, possibilità di abilitare la wishlist per gli utenti e la configurazione grafica diciamo dei campi di testo dinamici per quelle che sono le schede prodotto. Andiamo avanti perché le novità dell'e-commerce non sono finite. Ci spostiamo però su novità, diciamo, meno grafiche e più di sistema. Quindi, grossa, grossa, altra introduzione, nella gestione dell'ordine abbiamo ora la possibilità non solo di andare a definire molteplici modalità di spedizione e molteplici modalità di pagamento, ma per entrambe le situazioni è ora possibile andare a specificare per quali nazioni sono o meno disponibili le diverse opzioni. Ve lo faccio vedere sulla modalità di spedizione, è esattamente la stessa cosa anche sulla modalità di pagamento. Quando noi andiamo a modificare o a creare edizione, una modalità di pagamento a spedizione, abbiamo la possibilità di renderla disponibile solo per alcune nazioni. Se il campo non è flaggato, non è checkato, questa opzione è disponibile per tutti indistintamente. Viceversa, se l'abilitiamo e clicchiamo su quest'icona, abbiamo la possibilità di andare a specificare le nazioni per i quali questa funzionalità è abilitata. Niente di più semplice, basta selezionare le nazioni, premere il pulsante e farla finire in nazioni selezionate. Ok? Stessa cosa vale per le modalità di pagamento. Ora, chiaramente questa implementazione è molto molto importante, molto molto interessante perché beh, vediamo due casi che poi potremmo eventualmente provare anche successivamente nell'esportazione online. Primo caso, metodi di spedizione. Come simulazione, qui abbiamo realizzato due modalità di spedizione, Corriere Espresso e spedizione internazionale. Corriere Espresso valido solamente per spedizioni in Italia e San Marino. Spedizione internazionale invece per tutte quante le nazioni tranne Italia e San Marino. Ok? Non solo, in questo caso abbiamo anche, diciamo, approfondito ulteriormente quello che è il dettaglio sulla spedizione, andando a fare che cosa? Andando per esempio ad ipotizzare due variazioni di prezzo sulla tariffa fissa di spedizione internazionale in base a due specifiche nazioni. Per esempio, Svizzera meno 5, in questo caso credo che lo store sia configurato in dollari, Australia più 20. Quindi questo che cosa significa? Significa che un cliente che indicherà come indirizzo di spedizione, una nazione estera si ritroverà come unica scelta di spedizione la spedizione internazionale, con un costo fisso di 25, ok? Nel caso in cui la nazione di destinazione sia Svizzera, il costo sarà 20, nel caso in cui sarà Australia, il costo sarà 45, ok? Per quello che riguarda invece l'Italia, l'ipotesi è quella di avere, per esempio, due fasce di costi di spedizione, quindi ipotizziamo 5 euro fino a un totale dell'ordine di 150 e gratuita al di sopra dei 150. Ok? Stesso ragionamento invece nel caso dei metodi di pagamento. Quindi in questo caso abbiamo ipotizzato un pagamento PayPal e anche qui vi ricordo per chi non l'avesse fatto. Vi ricordo che l'e-commerce di Web Centric 5 integra nativamente
PayPal, scusate. Integra nativamente PayPal e in particolar modo PayPal Commerce Platform. Ora, ci sono molte persone che ancora utilizzano la vecchia estensione, che è questa PayPal deprecato. La raccomandazione, la nostra raccomandazione è quella di migrare il prima possibile alla nuova piattaforma PayPal, in quanto quella vecchia rischia di non essere poi più supportata o addirittura magari non resa neanche più disponibile da PayPal in un futuro. Quindi è importante, mi raccomando, che aggiorniate i vostri e-commerce migrando alla nuova piattaforma di pagamento. Per farlo molto molto semplice, basta scegliere da PayPal deprecato, cliccare su PayPal Commerce Forum e poi seguire quello che è il wizard che vi propone il software. In questo caso io l'ho inserito come pagamento posticipato per non dover inserire dei dati di configurazione di login che in questo momento non ho. Tornando a noi, dicevamo PayPal in questo caso disponibile per tutte le nazioni, vedete che non è selezionata la casella, quindi chiunque potrà pagare con PayPal. Bank transfer, cioè bonifico bancario, anche in questo caso disponibile per tutte quante le nazioni, ok? Pagamento contrassegno disponibile solamente per Italia e San Marino, con un sovrapprezzo fisso di 2,50. Ok? Quindi abbiamo un'ipotetica configurazione complessa, comunque, che può rappresentare una casistica reale di un utente con un e-commerce che vende sia in Italia che all'estero. Prendiamo un attimino il nostro store. Che era qui, ve lo riapro al volo. Ok, questa è la versione online dell'esportazione di questo sito demo che abbiamo fatto. Inseriamo ok alcuni elementi del carrello. Ok, vedete che qui abbiamo questa è una cosa che vi voglio far vedere dopo, quindi per adesso lasciamo così, procediamo con l'ordine, metto dei dati fasulli per andare avanti, tanto ho disabilitato i controlli. Ok, allora ipotizziamo per esempio di avere come paese di destinazione l'Italia. Chiaramente se andiamo ad abilitare un indirizzo di spedizione alternativo, i dati di riferimento saranno quelli dell'indirizzo di spedizione. Ok, vedete che abbiamo la possibilità di utilizzare Corriere Espresso, PayPal, contrassegno o Bank Transfer. Utilizziamo una qualsiasi altra nazione e vedete che abbiamo International Shipping, PayPal e Bank Transfer. Ok? Torniamo al nostro store, andiamo a inserire per esempio qualche altro elemento, ma lo vediamo dopo, così faccio vedere intanto un'altra cosa. Un'altra novità. L'altra novità che abbiamo inserito è la possibilità di andare ad impostare delle soglie di sconto basate sul totale dell'ordine. Ok? Quindi, per esempio, in questo caso abbiamo uno sconto di default che viene applicato per ordini superiori a 100, che è del 5%, e uno sconto del 10% per ordini superiori a 200. Ok? Questa è nella finestra di gestione, diciamo, della scontistica totale sull'ordine. Non abbiamo quindi solamente più i coupon, ma abbiamo anche questi range di valore. La valorizzazione ovviamente può o meno includere quelli che sono i costi di spedizione e pagamento, che possono essere appunto conteggiati nel totale dell'ordine o esclusi, e le tipologie di sconto anche per le fasce d'ordine sono quelle classiche che prevediamo, quindi un importo fisso
da scontare, un importo in percentuale sulla percentuale dell'ordine e la possibilità di andare ad abilitare delle date di inizio e delle date di fine per le diverse scontistiche. Questo è il motivo per cui se andiamo in, torniamo al nostro store e vado ad aumentare quella che è la quantità, vedete che superata la soglia, ok, mi viene applicato uno sconto. Ok, vedete che lo sconto è cambiato ed è aumentato sulla base di. Addirittura in questo caso, se io procedo con l'ordine e diciamo che siamo in Italia, ok, vedete che il costo di spedizione mi viene annullato. Se vi ricordate, qui nella configurazione avevamo detto che le spese di spedizione per i clienti italiani potevano essere solamente di tipologia Corriere Espresso e venivano azzerate per una valorizzazione dell'ordine superiore a 150. Ok? Bene. Allora, qui, diciamo, queste sono quelle che sono tutte le novità lato dell'e-commerce, lato Website X5, quindi lato configurazione. Ne approfitto solo per rispondere a una domanda, anche perché poi abbiamo ancora due novità da vedere. Una domanda di Elisa che dice: sto provando al volo, ho abilitato l'opzione wishlist. Probabilmente Elisa è iscritta al canale beta di Website, quindi ha potuto provare in anteprima la beta software, ma non compare la voce nel menu. Allora, no, perché chiaramente per poter utilizzare la funzionalità wishlist, la funzionalità wishlist è una funzionalità avanzata di Website X5, e pertanto è necessario nella gestione dell'ordine utilizzare un database per la gestione degli ordini, ok? Scusate, quindi come tutte le funzionalità più avanzate, quindi nelle funzionalità base, è necessario utilizzare un database. Come si fa ad utilizzare un database? Lo ricordo per chi magari non lo sapesse: andando in e-commerce, invio ordine, è sufficiente passare da invia i dati per email a invia i dati al database. La configurazione del database, vi ricordo che nel caso in cui voi utilizzaste l'hosting di Website X5, non dovete configurare alcunché, quindi non dovete andare a inserire dei dati, i parametri di connessione con il database, in quanto l'hosting di Website X5, essendo integrato, si autoconfigura, diciamo così. Quindi nel momento in cui, ve lo faccio vedere in pratica, andate ad esportare il sito, sarà sufficiente andare a selezionare l'hosting di destinazione e non dovrete fare assolutamente nient'altro. Il database verrà abilitato in automatico e quant'altro. Per quanto riguarda invece il discorso hosting esterno, per completezza ve lo dico, altro provider, ricordate che per poter utilizzare il database dovete andare a configurarlo nella finestra gestione dati, utilizzando i dati che il vostro hosting provider vi deve fornire nel caso in cui il vostro hosting sia comprensivo di database. Ok. Torniamo a noi e affrontiamo quelle che sono le ultime, diciamo, due novità che sono state introdotte, che però sono relative, diciamo, al management, quindi alla gestione dell'ordine. Queste due novità sono: la prima, la possibilità di inviare dei solleciti di pagamento direttamente dal pannello di amministrazione di Website X5. Quindi ho qui un'istanza del pannello di amministrazione, al momento vedete che non ho degli ordini. Facciamo così, finalizziamo quest'ordine, così mettiamo il contratto, termine e condizioni. Ok,
Ok, ho creato l'ordine che avevamo di prova, ho fatto che inviarlo, tanto erano pagamenti differito. Pannello di amministrazione, nel momento in cui andiamo nella visualizzazione e-commerce, dove avete i pulsanti azione per gli ordini, adesso abbiamo questo nuovo pulsante che è pulsante Send Payment Reminder. Questa perché in inglese, in italiano è invia sollecito di pagamento. Sostanzialmente cliccando su questo pulsante, che cosa accade? Viene inviata nuovamente la mail dell'ordine con le informazioni per il pagamento all'utente. Ok? Quindi prima, diciamo, funzionalità comoda per inviare solleciti o eventualmente reinviare le mail agli utenti che distrattamente o per loro problemi, insomma, gli è finita, hanno cancellato la mail, se la sono persa, non la trovano o non sanno. Ok, altra novità molto molto interessante e molto molto importante è la gestione delle notifiche. Perché gestione delle notifiche? Faccio un passo indietro e vi do un'altra informazione. Allora, molti di voi lo sapranno già, qualcuno potrebbe non saperlo, l'e-commerce di Website X5 nelle vecchie versioni era accompagnato da un'app iOS e Android chiamata Website X5 Manager, che permetteva di fare che cosa? Permetteva tramite app di connettersi al sito e di vedere gli ordini che eventualmente erano stati fatti. Ok, allora l'app di Website X5 Manager verrà dismessa, di fatto è già in dismissione, cesserà di esistere. Abbiamo introdotto un nuovo modo per monitorare quello che è l'e-commerce direttamente dai dispositivi mobili o da Windows piuttosto che non dai tablet e quant'altro. Ovvero, abbiamo implementato un sistema di notifiche che funziona in questo modo. Allora, per prima cosa, all'interno del progetto, quindi nella gestione del sito, ok, impostazioni passo 1, gestione del sito, laddove andate a selezionare il colore da applicare all'area riservata ed eventualmente anche il logo personalizzato nell'area riservata. Per intenderci, sto parlando di queste cose qua, quindi cambiare il colore e cambiare il login. Abbiamo una nuova voce che attiva notifiche push, ok? Quindi bisogna innanzitutto spuntare la notifica. Ovviamente qui stiamo parlando sempre di funzionalità avanzate, quindi anche in questo caso importante che sia abilitato il database per la gestione degli ordini. Ok, fatto questo, pubblichiamo il nostro sito, andiamo nel pannello di amministrazione e compare la voce notifications. Ok, clicchiamo sulle notifiche e andiamo ad abilitare le notifiche. Ok, quindi diciamo al software lato configurazione una tantum che vogliamo poter gestire le notifiche. Da pannello di amministrazione del sito andiamo a abilitare le notifiche. Qui nel caso vedete che il browser mi chiede l'autorizzazione alla gestione delle notifiche. Ok, e possiamo scegliere la tipologia di notifica che vogliamo ricevere. Quindi abbiamo eventi e-commerce, per esempio ordini, prima cosa, avvisi sulla bassa disponibilità prodotto. Se ben vi ricordate, andando nella gestione e-commerce, prendiamo per esempio un prodotto che ha la gestione della disponibilità numerica, quindi pezzi a magazzino, abbiamo la possibilità di dire avvisa se la quantità scende al di sotto di X unità. Ok? Adesso questo avviso, se abilitate sull'e-commerce le notifiche, questa vi arriva anche come notifica. La notifica arriva anche come notifica. Scusate il gioco di parole. Commenti sui prodotti, commenti sulle pagine, oppure attività degli utenti, quindi registrazioni o meno. Salviamo. Ne abilitiamo le tutte, tanto che ci siamo. Salviamo.
Ok. Nel momento in cui abbiamo salvato le notifiche, quindi abbiamo configurato quello che vogliamo e abbiamo salvato la possibilità di avere le notifiche, chiudiamo il browser, quindi anche a browser chiuso ci arriveranno le notifiche su il sistema. Per esempio, in questo caso siamo su un browser su Windows, scusatemi, siamo sul sistema operativo Windows, ci arriveranno notifiche di Windows della nostra cosa. Quindi abbiamo salvato, ok, apriamo il nostro ordine, facciamo per esempio un altro ordine, tanto per, ok, procediamo con l'ordine, i dati se li è già tenuti, va benissimo, next, corriere, mettiamo di nuovo bank transfer che va benissimo così, piazziamo l'ordine, ok, ok, mi è arrivata nell'altro schermo, io utilizzo due schermi durante la demo, lo schermo primario e l'altro, è venuta fuori in basso la notifica di Windows che c'è stato un nuovo ordine. Quindi andiamo in quello che è il pannellino online, ok, vedete che abbiamo il nuovo ordine con tutte quelle che sono le funzionalità di gestione dell'ordine stesso. La stessa cosa, prima abbiamo parlato dell'app manager che verrà dismessa, funziona anche sui mobile. Allora, qual è la nuova modalità di gestione dell'e-commerce attraverso i dispositivi mobili? Allora, quello che poi sarà comunque spiegato anche nelle guide, che lasciamo sempre comunque con le nuove versioni e quant'altro, sarà sufficiente aprire nel browser del vostro cellulare o del tablet il sito di WebSettings 5, accedere al manager, ok, e dire al browser di installare il sito come applicazione, ok? Questo che cosa comporta? Comporta che di fatto viene creata un'icona sul vostro device con il simbolino di WebSettings 5, ok, del sito e-commerce, dell'admin, facendo tap su quell'icona accedete immediatamente alla web interface dell'e-commerce, ok? Facendo questa cosa, che cosa succede? Che di conseguenza si abilitano anche le notifiche sul dispositivo mobile, ok? Quindi non solo ricevete la notifica desktop se avete impostato le cose da browser sul desktop, ma sul dispositivo mobile vi arriva la notifica real time di ciò che voi avete configurato al passo notification, ok? In questo modo non c'è più l'utilizzo di un'app specifica, ma direttamente di questa interfaccia, ok? Quindi queste sono le novità, diciamo, della nuova versione, che è la 2023.3. Gulliver chiede quando esce la definitiva. Allora, la definitiva esce fra pochissimi giorni. Diciamo che la release date è prevista per la prossima settimana. Quindi adesso siamo nelle fasi beta conclusive e quindi a meno di qualche piccola correzione che causi un minimo di delay, che però può essere di pochi giorni, ok? L'uscita è prevista per la settimana che viene, quindi per la prossima settimana. Parlando di e-commerce, ne approfitto per farvi vedere, visto che comunque abbiamo ancora qualche minuto, per farvi vedere un'altra funzionalità che, scusate, è sempre inerente alla valorizzazione degli e-commerce o comunque degli store in generale, che non sarà una novità strettamente legata al 2023, quindi non è un qualche cosa che è presente all'interno del software, ma è un oggetto opzionale, che è il nuovo visualizzatore
Ok, panoramico. Questo è un oggetto. Qui vai, vedete che chiaramente sono dei placeholder perché questa è un'immagine che è stata scaricata per la demo. Questo è un nuovo oggetto opzionale che è Photosphere Viewer ed è un oggetto che vi permette di inserire all'interno del sito web. In questo caso ve lo faccio vedere semplicemente. Lo vedete in una pop-up perché sono andato a dire di aprire una pagina del sito web in pop-up, ok? Ve lo faccio vedere anche direttamente da qua, crea una nuova pagina proprio live. Inserisco l'oggetto. Ce l'ho anche in libreria, quindi l'ho utilizzato qua. È questo oggetto che vi permette di caricare un'immagine panoramica sferica, quindi panoramica sferica. C'è una guida legata all'oggetto che vi spiega anche come realizzarle. Ok, quindi abbiamo elencato alcuni metodi su diversi livelli, dal più semplice, quindi applicazione gratuita sul cellulare con alcune tip per migliorare quello che è il risultato finale. A che cosa potete utilizzare? Per esempio, ci sono tantissime action cam che permettono di fare direttamente le fotografie sferiche, piuttosto che non applicativi che magari vi permettono di fare tutte le foto col cellulare, con la macchina fotografica e di unirle in automatico. Possibilità chiaramente di andare a inserire la barra di controllo, ok? Di inserire la barra di controllo. Per zoomare, per controllare la rotazione, per andare a pieno schermo. Ok, quindi avviare automaticamente, per esempio, la rotazione. Insomma, tutta una serie di piccole funzioni. Abbiamo deciso di rilasciarlo contestualmente alla nuova versione perché abbiamo pensato potesse essere utile a chi magari vuole. Mentre modifica il proprio sito internet e aggiunge delle cose, andare a inserire per esempio delle visualizzazioni degli ambienti. Parliamo di e-commerce, ma può essere utilizzato per tutto, eventualmente posso immaginare, non lo so, da laboratori, studi, gallerie d'arte, musei, insomma, qualsiasi cosa, qualsiasi situazione in cui vogliate far vedere un ambiente dando un minimo di interattività e di immersività alla visualizzazione stessa. Paul chiede se con la dashboard non è possibile gestire i dati dei prodotti come costo, sconti o quant'altro. No, l'e-commerce di Web 365 non utilizza questa modalità operativa. L'e-commerce di Web 365 da sempre prevede che il tutto venga gestito all'interno del programma e poi venga chiaramente aggiornato, pubblicato, pushato direttamente online una volta applicate le modifiche. Paolo chiede risposta alla mia domanda. Ripeto la risposta alla mia richiesta. Paolo, io non ricordo però qual era la tua domanda. Quante persone hai inserito il progetto nella wishlist? Posso fare una classifica dei prodotti più wishlistati? Al momento non ancora. Al momento la wishlist non ha ancora una statistica associata. Quindi al momento la funzionalità è limitata alla possibilità degli utenti di creare una propria lista, tra l'altro, un'unica lista di prodotti, però non prevede ancora un'analisi statistica sui prodotti più inseriti all'interno delle wishlist o quant'altro. Però è una buona idea per il futuro. Abbiamo ancora una decina di minuti. Se qualcuno di voi ha qualche domanda su quello che abbiamo visto, la può fare, la può scrivere in questo momento. Io nel frattempo vi ricordo appunto che la nuova release di Web 365 uscirà. La tua domanda, Sintri, me la sono persa mentre parlavo. Ah, ok, no, allora ok, vedo adesso. No, allora, i metodi di spedizione al momento prevedono una differenziazione per nazioni e non una differenziazione per regioni. Ok, quindi
il campo regione, quindi isola, non è ancora, cioè non è implementato. Quindi è possibile specificare un costo per nazione. Come molto spesso accade, questo anche perché comunque il taglio internazionale impedirebbe fisicamente di andare a gestire tutte le singole nazioni, varianti, isole di tutto il mondo. Ok? Per risolvere questo problema, il consiglio che posso darti è andare, per esempio, a specificare all'interno della descrizione del metodo di spedizione o il fatto che determinate zone disagiate possono richiedere una spedizione particolare, oppure in caso di oppure creare per esempio un metodo di spedizione solamente per l'Italia relativo alle isole, magari chiamandolo in un modo diverso, oppure specificare all'utente il fatto che la spesa di spedizione può subire delle variazioni in base alla destinazione. Però appunto al momento non è ancora possibile andare a fare questa, diciamo, quest'ulteriore specifica. Nel caso si sviluppi un sito per un cliente, esiste la possibilità che egli agisca solo sulla parte e-commerce? No, nel senso che il progetto di Website X5 è un progetto unico che al suo interno include tutte le informazioni del sito. Ok, quindi così come l'e-commerce può essere abilitato e disabilitato semplicemente aggiungendo o togliendo i prodotti senza dover rifare il progetto, allo stesso modo questo vincola che tutto sia all'interno dello stesso progetto. Un workaround per il tuo problema, quindi eventualmente dare all'utente la possibilità di gestirsi la parte store e non la parte, diciamo, vetrina, ok? Potrebbe essere quella di, a livello proprio di progettazione del sito, di prevedere due progetti differenti. Un progetto sito Website X5 vetrina e un progetto esclusivamente e-commerce. Dopodiché andare a pubblicare l'e-commerce in una sottocartella del sito principale. Ok? Quindi non lo so, immaginiamo paulmercury.com è il sito vetrina, è un progetto che gestisci tu, dopodiché crei una sottocartella paulmercury/shop, ok? Oppure fai shop paulmercury, non so, cioè un altro, e lì dentro pubblichi solamente lo store, ok? Chiaramente, quando vorrai indirizzare l'utente alla parte di commercio elettronico, essendo due progetti diversi, non potrai utilizzare il link, diciamo, quello automatizzato, permettimi di dire così. Faccio vedere in pratica. Io ho un pulsante, se i progetti sono progetti diversi, non potrei andare in pagina del sito e scegliere la pagina carrello, ok? Dovrai andare a inserire manualmente tu l'URL inserendo, che cosa ne so, mio sito, / e-commerce, pagina di ricerca. Tutto quello che è, ok? Però in questo modo potrebbe essere un workaround per creare una soluzione cliente con due progetti diversi, dopodiché al cliente gli dai in mano il progetto solo con l'e-commerce, la configurazione di esportazione una volta fatta viene salvata, quindi lui dovrà semplicemente fare avanti, avanti, avanti per pubblicare gli aggiornamenti e in questo modo, diciamo, risolvi la situazione. Aggiungere o modificare gli ordini? Per aggiungere un ordine devi piazzare un altro ordine. L'utente al momento non può accedere al backend e cancellarsi l'ordine, lo dovete cancellare voi.
Allora, Elisa mi dice che ha provato a impostare le cose, ma non le viene fuori. Guarda, può anche essere, Elisa. Io quello che vi sto facendo vedere è una beta. Chiaramente il canale beta che ho io è quello interno, quindi diciamo tutte quelle che sono anche le sotto-release di sviluppo, tipo, no, faccio un esempio, ieri sera rilasciano un fix interno. Il fix interno io ce l'ho sulla macchina, ma magari chi ha la beta generica del programma beta, magari ancora non la vede. Quindi può essere che se tu hai accesso al canale beta e hai una versione beta installata, può darsi che magari alcune cose ti funzionino leggermente diverse rispetto a me, perché magari la mia versione è più aggiornata o chiaramente essendo un programma beta pensato per risolvere quelli che sono i bug. Magari nella mia versione c'è già qualcosa di risolto che nella tua non c'è. Quindi mi invito sicuramente chi ha la possibilità di provare le beta, di provarle. Raccomandazione, mi raccomando, quando utilizzate le beta, non fatela sui vostri progetti definitivi. Fatevi sempre un backup, perché le beta sono delle beta, ok? Non sono delle versioni stabili. Quindi, diciamo, non dovrebbero far danno, ma sono comunque delle versioni in beta, appunto. Quindi mi raccomando, quando volete provare le versioni e installate la beta, fate sempre un backup del progetto prima. Non fatelo con la beta, è il backup. Cioè, prima di installare la beta, fatevi un backup del progetto, libzip, ve lo salvate, che se per caso la beta introduce delle problematiche, quindi disinstallate la beta, ricominciate da un backup funzionante del vostro progetto, ok? Allora, il nuovo oggetto chiede Filippo se vale solo per le ultime versioni, quello della visione panoramica, o anche per quelle vecchie. No, vale per le ultime versioni. Vale le ultime delle versioni anche perché comunque per funzionare ha bisogno di alcune estensioni che nelle vecchie versioni non c'erano, non erano disponibili. Ok, in particolar modo, questa è una cosa che vi dico nel caso in cui qualcuno l'avesse visto e lo volesse comprare, vi faccio vedere questa cosa. Se io utilizzo l'oggetto fotosfera e carico un'immagine al suo interno, ok, lancio l'anteprima. Allora, questa è l'anteprima di WebCytics 5, vedete che funziona, lo vedo, ok? Se voi avete una 2023.2, quindi l'ultima release stabile, non è interattivo. Per vedere l'interattività o lo pubblicate online o lo aprite in un browser esterno. L'interattività funziona dalla 2023.3, quindi la release che sta uscendo, che uscirà la prossima settimana, ok? Questo proprio perché sono funzionalità che utilizzano delle estensioni moderne, cose più nuove che quindi nelle versioni vecchie magari non ci sono. Nelle versioni vecchie, quindi nel 2023.2, l'oggetto sfera panoramico funziona, ma funziona solamente online. Quindi quando guardate l'anteprima, vedete l'immagine statica, ok? Dovete aprirlo in un browser esterno e utilizzarlo nel browser esterno, ok? Oppure quando andate online, viene visualizzato online. Per quello che riguarda varianti prodotto, che io sappia, no, Francesco, non so se avevi parlato con qualcuno riguardo degli aggiornamenti, magari con l'assistenza. Al momento non ci sono, da quel lato lì, in questa release non ci sono delle novità. Per quello che riguarda comunque poi tutte le domande, nel momento in cui esce la release, voi sapete che troverete sicuramente gli aggiornamenti sul sito, pagina novità, i changelog, l'articolo del blog, il video introduttivo, chiaramente sempre tutti quanti i nostri canali, supporto, sales, incomedia.eu. E quindi per tutti quelli che poi sono, tutte quelle che potrebbero essere i dubbi legati poi alla nuova versione, all'uscita della nuova versione. Vi raccomando di rimanere sempre iscritti alle nostre newsletter in modo da ricevere non solo le informazioni sul webinar, ma anche appunto
novità, nuove release. Vedo al volo un'ultimissima domanda. La nuova piattaforma PayPal permette di pagare con carta di credito anche a coloro che non hanno un account PayPal? Allora, questo è un discorso PayPal, nel senso che mi verrebbe da dirti di sì, perché personalmente io ho fatto degli acquisti di recente con una carta che non era associata all'account mio PayPal, quindi ho chiesto di pagare, ho scelto di pagare senza entrare nell'account, ho messo i dati della carta di credito e ho potuto pagare. Queste sono funzionalità che però non dipendono dalla nostra integrazione, è proprio l'ecosistema PayPal, cioè nel senso che se PayPal permette di fare quella forma di pagamento, quando l'utente viene rimbalzato sulla pagina di pagamento lo troverà disponibile, ok? Però sono solitamente delle configurazioni che tu fai lato PayPal, cioè lato account PayPal, ok? Di sicuro quello che offre sulla nuova piattaforma è il famoso discorso del pagamento in tre rate, che è molto molto comodo, molto molto allettante per gli utenti, ok? Che mi sembra sia, si chiami proprio paga in tre rate PayPal, dove tra l'altro l'esercente riceve immediatamente il pagamento e poi PayPal che si preoccupa di prendere la reatizzazione, quindi sono affari loro, insomma, da un certo punto di vista. Promettetevi di dire così. Una maniera facile di collegare l'ordine con un wallet di una piattaforma print on demand? Pier, queste sono tutte cose abbastanza specifiche, quindi per queste cose qua, maniere facili, proprio facili facili, non ce ne sono. Diciamo che sicuramente allo stato attuale bisognerebbe andare a fare delle integrazioni a livello di codice, quindi andare a scrivere del codice. La cosa è molto variabile, nel senso che dipende molto dalle piattaforme di printing on demand che cosa mettono a disposizione. Diciamo, Web Settings 5 lato suo vi dà comunque la possibilità, se volete, di andare a inserire codice personalizzato un pochino dappertutto. Quindi, diciamo, accosta la semplicità dell'editor visuale per la realizzazione del sito, dell'e-commerce e tutto quanto, senza competenze di programmazione, ha la flessibilità di permettere degli diversi entry point a livello di pagina, di sito, di blocco HTML, per andare a iniettare codice di qualsiasi tipo, col quale potenzialmente fare tutto. Chiaramente bisogna vedere questo tutto in cosa consiste. Quindi nel caso di integrazioni bisogna poi sempre vedere la piattaforma che si vuole integrare, che cosa mette a disposizione per integrarsi, no? I plugin per WordPress e Shopify sono un altro discorso, cioè nel senso, io nella mia vita lavorativa ho sviluppato moltissimi plugin per WordPress. Scrivere un plugin per WordPress è scrivere un programma a tutti gli effetti, quindi il plugin per WordPress non è che lo puoi prendere e lo butti dentro a Web Settings 5. Bisognerebbe scrivere l'equivalente del plugin di WordPress all'interno di website. Ok, Leopold, sulla wishlist in che senso? Non ho capito la domanda. Non vedo più arrivare nulla. Allora, stavo guardando se arrivava. La domanda di Paul, perché mi ha lasciato una frase a metà. Vabbè, andiamo avanti. Allora, il plugin print on demand per WordPress, sì, il discorso non cambia, nel senso che
che diciamo è un discorso un po' complesso, Pier, questo qua, sarebbe da approfondire un attimo. Lì su due piedi, diciamo, integrazione nativa ti posso dire non ce ne sono. Integrazioni che si possono scrivere dipende dalle soluzioni, bisogna capire un attimino. Il cliente che vuole gestire l'e-commerce deve acquistare la licenza? Allora, fondamentalmente sì, nel senso che Website X5 è un programma che permette di aprire dei progetti. Quindi, per poter gestire dei progetti, bisogna avere la licenza del programma. È un po' come se vi dicessi, utilizzo Photoshop per dare dei disegni lavorati ai miei clienti. Quindi io gli faccio dei template e glieli passo. Loro, per poterli prendere e personalizzarsi, devono comprare Photoshop? Sì. Questo assolutamente sì. La wishlist compare solo se l'utente è registrato? No, assolutamente no. No, assolutamente no. La wishlist funziona utilizzando, credo, DataStore. Quindi non utilizza, che io sappia, non utilizza DB. E sicuramente non implica la registrazione dell'utente. Ok, vedo che sono le 12:30 e il tempo a disposizione per il webinar è terminato. Quindi io innanzitutto vi ringrazio per aver partecipato, per aver appunto visto in anteprima quelle che saranno le novità di Website X5 prossima versione. Per tutte quelle che sono le domande, quando verranno implementate, vedo Dar mi chiede quando ci saranno gli SKU. Chiaramente io, come ho già detto altre volte, chiaramente io non lo so questa cosa qua, perché io non ho consapevolezza o visibilità su quelle che sono le roadmap di sviluppo per le versioni a venire. Quindi sicuramente queste sono domande che potete fare eventualmente sul forum, dove magari l'assistenza tecnica può avere magari un riscontro o eventualmente vagliare quelle che sono le proposte o le idee per anche future implementazioni o futuri upgrade. Vi ringrazio per essere stati qui con noi e vi invito appunto a rimanere sintonizzati ai canali di Incomedia per essere pronti nel momento in cui verrà rilasciata, appunto brevissimo, quindi dovrebbe essere appunto confermato prossima settimana la nuova versione di Website X5. Io vi saluto, vi auguro buona giornata e alla prossima.